Buongiorno a tutti da Polentone in Giappone, nuovo video qui a Kyoto, ci troviamo a Kiyomizu-dera. Guardate com'è durante il corona. Eccoci qua, siamo sempre con il buon Tommaso. Ciao. Ciao. Ho detto prima, guardate com'è il Kiyomizu-dera, adesso siamo ancora un po' sulla strada che porta verso Kiyomizu-dera. Durante, adesso non dico la parola perché sennò tutti si girano a guardarmi. Esatto. E allora, data l'emergenza. Data l'emergenza. Tra l'altro siamo anche in una zona dove recentemente sono usciti anche dei casi, quindi evitiamo proprio di dire la parola. Comunque, tutti quanti scommetto che vi aspettavate di trovare una zona deserta, desolata, e sinceramente anche noi. Quindi. Dopo essere a Fushiminari. Esatto, siamo reduci, proprio reduci da Fushiminari. In realtà, mannaggia i pesci, guardate quanta gente che c'è, sono un sacco di scolaresche, un sacco di turismo interno a parer mio, ma secondo me anche Tommaso condivide. Sì, perché c'è go to travel, go to campaign, go to eat e quant'altro. Guardate anche cane travel. E quindi, insomma, c'è tanta gente che effettivamente non ci aspettavamo. E adesso saliamo questa strada, vediamo come sarà l'ingresso proprio di uno dei templi più visitati a livello nipponico. Comunque sembra veramente qua che non sia cambiato niente da qua a qualche mese fa, ecco. Diciamo che è turismo interno, a parte me che urlo adesso facendo video, ma non ci sono, senza fare esattamente nomi per non essere razzista proprio, diciamo grida di persone provenienti comunque diciamo dall'est asiatico, ecco, quindi è un po' più calm and quiet, a parte i putei, vabbè. Qui si fanno il buffet come sempre. Allora, qua è dove Tommaso fa merenda di solito. Ma c'è mica il buffet ora, dai, non è possibile. Qui sono impazziti, sono matti. Ma c'è? Si vede? No, non può esserci, dai. Secondo me l'hanno tolto, dai. Ah, allora, c'è il self-service, ragazzi. Quindi, anche qua, per modo di dire, utilizzano tutte le precauzioni. No, questo qui però è da matti, dai. Questo è da matti fare una cosa del genere. I bambini non usano le... Cioè, magari, sai, i bambini... Magari non le usano le pinzette. Sì, prendono proprio con le dita. Ora, non perché sono scemi, ma perché quando sono bambini magari non è che comprendono molto l'emergenza, magari. Quindi è meglio evitare di toccare e entrare qua. Assolutamente, andiamo anche via. Guarda. Andiamo a disinfettarci. Dab. Alcol, sì. Quanti gradi fa il gin tonic? Qui? Dab. 2,5, più o meno 3, dai. Ecco, giusto un attimo uno sgrassatore, ma avevo leggero. Eccoci qua, ingresso di Kiyomizu-dera, ci entriamo al tempio? No. Vai, facciamo un giro, dai. No, entro, sì. Facciamo una cosa rapida, cioè senza star là tanto a soffermarci. Allora. Puoi cambiare anche nome per me. Cos'è che ha detto? My name is, ha detto il suo nome. Kyushu, io ho capito Kyushu. Secondo me volevo dire, io vengo da Kyushu, ma ho un po' sbagliato l'inglese. Che ore sono? Le 4. Sono le 4 e tutto va bene. Tolgo un attimo la mascherina perché sto morendo. Kiyomizu-dera, dai, è sempre bello. Sempre bello, sempre arancione. Sì, questa per me non so neanche che volta è. Siamo tornati alla 60ina, credo ormai. Non so, forse 69. 69esima volta. Bel leoni qua, andiamo a salutare il dragone, che è praticamente, poi tra l'altro adesso facciamo un po' le persone serie, il dragone, perché Kyoto è praticamente divisa nord, sud, ovest, est, e forse con... quel che cerco neanche c'è, esatto, che non diciamo cosa cerchiamo, noi cerchiamo divertimento come coppia, io e te, di amici, ecco, cerchiamo di divertirci il più possibile. Torniamo seri, Kyoto divisa in 4, nord, sud, ovest, est. E il dragone in questo caso è il protettore della porta est di Kyoto. Gli altri tre animali, se non ricordo male, c'è la tigre bianca, sì. La tartaruga con sì. Il serpente sopra, sì, la cosa, sì. E poi c'è un uccello,
America, è l'acqua tipo la Fenice, Fenice sì. Ecco. Quindi sono i quattro guardiani delle quattro porte di... Tanto guardate questa foto, questa foto. Questa foto, ecco. Ecco, ecco. Salve, salutare YouTube, YouTube. Sono famoso? Non è vero. Un giorno lo sarò. E niente. Andiamo sopra, altri scalini. Oggi ne abbiamo fatti pochi, dai. Ecco, se faccio questo mi perdo le ginocchia. Tanto siamo i più veloci di tutti a fare gli scalini. Perché abbiamo le gambe lunghe. Qui c'è il sole. Qui c'è la cultura, capito? Quindi c'è poca gente. E là si ferma. Compra e si mangia, quindi... Esatto. Si mangia anche il coronavirus, come... Ah, scusa, adesso tra l'altro lo vediamo. È vero, è vero. Ristrutturato. Bravissima, ragione, perché marzo, mi pare. Sì, aprile, che era, sì, la 2020 è finito la restaurazione del Chiumizu d'Era. Sarebbe stato figo tornare qua tra un mesetto, sì, e vedere i Momiji. A te ci puoi tornare, per me è un po' difficile. Sì, allora, stiamo parlando di forse un'ora di ma sì. No, sì, no, anche sì, mezz'ora di differenza, sì, tra l'altro. Sì. Anzi, scusami, per me sono 2 ore e mezza arrivare qua. Anche da Tokyo, con Nozomi, 2 ore e mezza. Sì, ma perché io ho 8 che Hiroshima, vabbè. È già un'ora, quindi sono 2 ore e mezza. No, ma io quando penso in termini di soldi, okay. Per me è uguale. Se spendi 3.000 yen meno. No, scusa, 11.000 qualcosa. Che poi avanzi 1.000 e ti... No, non te li rivoglio perché insomma era una macchina, quindi va bene così. Comunque sì, sono emozionato che vedremo Chiumizu d'Era per la prima volta senza le impalcature. Allora, siamo entrati, qua c'era l'Excalibur del Chiumizu, ma non si può più, per il discorso evitare di toccare robe, eccetera, eccetera. Diciamo questa cosa, no? Sì, questa è la versione autunnale del biglietto, che cambia da stagione a stagione. Bellissimo per segnalibro. Durante la primavera c'hai sakura, i ciliegi, mentre durante l'estate è verde. Poi questo qua è versione autunnale, quindi con il momiji rosso, con l'acero rosso. Esatto. Poi d'inverno sarà con la neve. Non mi sa che rimane, non mi ricordo, mi sa che l'unica ce lo dovrei avere perché ho tutte le versioni, ma è... D'inverno è forse il periodo dell'anno in cui sono venuto meno. Allora, una volta, dovrebbe una essere volta. Bianco perché a Kyoto fa freddo, quindi nevica. Qua si può andare sopra, ma bisogna togliersi le scarpe. No, in realtà allora. Tradizionale. L'impalcatura principale è stata tolta, ma non il ponte. Ok, sì, diciamo qua quando devono identificare praticamente l'anno concluso, qua c'è la zona dove praticamente il capo Sayamo è il capo sì, del tempio, disegna il kanji dell'anno, che descrive l'anno passato, ecco. Che meglio descrive l'anno passato, e a volte quando era, 2 anni fa era disastro. Che si chiamava? Disastro. Ah, e quest'anno come sarà? Quest'anno non lo so, però vedrai, non lo so che sceglieranno, ma quest'anno è doppio disastro. Esiste il kanji di corona? Sì, corona dell'imperatore. Poi vabbè, questo qua praticamente usciamo dalla zona principale e se si sale, adesso non ci andiamo perché abbiamo poco tempo, ma se saliamo sulla sinistra qua ci sono delle scale dove si va su un'altra zona del tempio, dove ci sono 2 pietre distanziate 18 metri l'una dall'altra e anche qua tutta zona amore, amore, amore. Praticamente chi riesce a percorrere il percorso in linea da una pietra all'altra senza sforare la strada e raggiungere la pietra opposta, diciamo dopo i 18 metri, anche qua praticamente sarà fortunato in amore, leggende, leggende di amore, 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 amore. Ma chissà se è vero. Adesso qua praticamente ci sono 2 strade, a parte per la zona diciamo disabili, che ovviamente fanno fatica a fare gli scalini, ma per chi è appassionato, vuole continuare a camminare, può andare dritto, anziché chi vuole tagliare va direttamente alle 3 fontane. Che è la particolarità che dà il nome anche a sto tempio. Esatto, che è praticamente il tempio dell'acqua pura, dove le 3 fontane, e anche qua c'è la leggenda che dice che si possa bere al massimo da 1 o forse 2 tutte e 3, no, delle 3 fontane, non 3 perché è segno di avidità,
e quindi porta sfiga se si beve da tutte e tre le fontane. E i tre, come si dice, non poteri ma proprietà di queste tre fontane sono fortuna, amore e successo. Sì, però il successo o lunga vita, mi sembra sia. Sì, però il successo è non è chiara la cosa, sembra che sia scolastico. Ah. O lavorativo? No, non è lavorativo, è scolastico. Allora, noi in realtà pensavo che qua la, come si dice, visuale del tempio fosse un po' diversa. Le impalcature ci sono ancora, purtroppo. Allora, abbiamo speso un buon quarto d'ora, 20 minuti a parlare con una tre italiani, italiane, c'era nonna, madre e figlia. E tra l'altro la nonna è qui da quando? Marzo? Sì, è bloccata in Giappone da 7 mesi. Esatto, quindi col discorso pandemia non l'hanno fatto uscire, è rimasta qua con un visto turistico rinnovato 2 volte. E però sembrerebbe, incrociamo le dita per lei, intanto io se guardo giù è perché sto facendo le scale, sembrerebbe che lunedì riparta per l'Italia, quindi mi ha parlato un po' sta signora della Puglia, viva Milano, insomma ci ha raccontato un po', insomma, della sua storia, della sua vita, come si trovava qua a Tokyo, eccetera eccetera. Adesso scendiamo, la temperatura è già cambiata, il sole è un po' sceso, fa un freschetto ma si sta ancora bene. E qua abbiamo le tre fontane, noi non beviamo, no, ho sete, sono a posto. Anche se, anche qua però, si vede, di solito qua c'è la coda infinita. Sì, tra l'altro, visto che di solito c'è anche le transenne esatto, per limitare la coda. Hanno tolto le transenne, quindi, cioè, qua veramente si può, c'è l'all you can drink. Non si può bere, mi sa, hanno tolto le cose per bere. Esatto. Ecco perché non c'è gente, perché non si può bere. Ecco, quindi non c'è l'all you can drink. Hanno tolto le caraffe là, come sì, si chiama? Il bicchiere col bastone. Il bicchiere col bastone, giustamente. Anche se c'erano i raggi UV là, cioè la, sì, vabbè, che disinfettano. Lì, guarda, si vede lì. Sì, ecco là. Le sportelline. Vabbè, niente, ecco. Comunque qua, diciamo che le impalcature principali le hanno tolte, ma i lavori sono ancora in corso. Dal Kiyomizu-dera è tutto. Al prossimo video dal Giappone. Ciao da Polentone e da... Dove sei? Ciao. Ciao. Devo fare? Ciao da? Ciao Tommaso in Giappone, ciao.